Ah sì, tanto, erano 7 anni. Sicuramente è stata una grande emozione, anche perché avevo tanta voglia di prendermi il mio spazio. Questa qui era una serata importante per me e anche per gli altri, per cercare di mettere in difficoltà il mister nelle scelte. Credo che alla fine abbiamo fatto una gara più che sufficiente, ma una gara alla fine abbiamo giocato da soli, cioè, fondamentalmente ci siamo fatti i gol da soli. Potevamo gestire meglio alcune situazioni, non ci siamo riusciti, però abbiamo messo veramente in campo un grande impegno, un grande attaccamento. Soprattutto abbiamo pareggiato una partita in 10 fino all'ultimo minuto al 120esimo, quindi vuol dire che la squadra, il gruppo è solido, ci crede. E infatti ci è dispiaciuto, però comunque alla fine perdere sui rigori è un qualcosa che tu non puoi decidere. No, è stato strano, sembra uno scherzo del destino, no? Che facciamo la Coppa Italia dove io gioco e affronto il Giuliano, ma io comunque voglio che finisce questa storia. I tifosi ovviamente ce la possono anche avere con me, non ci sono problemi, fa parte del gioco, ma io non ho fatto niente di male, ho soltanto fatto la scelta giusta per me e per la mia famiglia e io sono tornato a casa, non potevo assolutamente fare altrimenti. Voglio ringraziare il Giuliano che mi ha permesso di fare questa scelta senza mettermi il bastone tra le ruote e quindi basta, se la gente lo capirà bene, altrimenti non fa niente. Domani mattina guarderemo quello che abbiamo fatto di buono, quello di sbagliato. Una volta analizzato con l'allenatore, resetteremo questa partita, la chiuderemo lì nel cassetto e penseremo a Cerignola perché è una partita importante, dobbiamo dare seguito alle belle vittorie che stiamo facendo ultimamente. Abbiamo voglia di dimostrare, abbiamo voglia di far punti e quindi dobbiamo prepararci bene perché andiamo a fare una partita veramente difficile contro una squadra molto organizzata.